niente. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Oggi lunedì 23 settembre, giù la maschera. Vi ricordo subito il numero a cui potete mandare i vostri messaggi, SMS e WhatsApp. Il numero è 335-699-2949 e come ogni lunedì c'è Peter Gomez. Ciao Peter. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Eccoci. Allora Peter, sul Fatto Quotidiano voi avete affrontato spesso questo argomento e colpisce il fatto che non si sta andando nella buona direzione. Che idea ti sei fatto? Tu parlavi, i controlli ci sono ma non sono abbastanza, ne parleremo dopo con i nostri ospiti, e poi credo che ci siano anche dei problemi legislativi. Diciamo, la deterrenza penale di fatto non esiste, perché per chi viola le norme sulla sicurezza del lavoro da parte degli imprenditori in particolare, accade che essendo reati a prescrizione breve, buona parte di questi reati si prescrive, o quando si arrivano delle condanne, le condanne sono a pene veramente molto basse. Dall'altra parte è cambiata anche recentemente la legislazione, in occasione dei controlli. Da quello che ho letto accade con la nuova legislazione, o accadrà, che prima del controllo l'azienda sarà in qualche modo avvertita in modo che possa mettere a produrre una serie di documentazione. Io credo che questi due aspetti dovrebbero essere oggetto di riflessione da parte del legislatore, perché così non funziona, insomma. Certo, io trovo che in un paese civile in realtà l'impegno affinché tutte le condizioni di sicurezza vengano rispettate dovrebbe essere la norma, indipendentemente dalla durezza o meno e dall'applicabilità o meno delle norme, perché è un fatto di civiltà, e devo dire che in Italia da questo punto di vista purtroppo non siamo esemplari. Ma questo è un tema che ovviamente riguarda in prima battuta i sindacati, e la CISL, lo ricordavo in apertura, ha appena pubblicato uno studio molto interessante, e accogliamo con piacere il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra. Buongiorno segretario. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei. Senta, noi abbiamo, appunto, analizzando i dati ufficiali, abbiamo visto che fino a qualche anno fa la tendenza era al ribasso e tutti si compiacevano, e poi negli ultimi anni, per cui non è solo un problema degli ultimi mesi, la tendenza sia degli infortuni sia soprattutto delle morti sul lavoro è di nuovo in aumento. Come si spiega questo controfenomeno di controtendenza? Ma nel nostro report che voi richiamavate abbiamo, diciamo, analizzato i dati, e nei primi sei mesi del 2024 si sono registrati aumenti sia degli infortuni sia delle morti sul lavoro. Purtroppo questo paese continua ad investire poco sul tema della salute e della sicurezza negli ambienti lavorativi. Tante imprese continuano a considerare questo tema un costo e non un grande investimento. Abbiamo aziende poco innovative, poco tecnologiche, abbiamo percorsi di formazione e apprendimento molto insufficienti e di scarsa qualità, e poi paghiamo un debito storico, noi abbiamo assunzioni bloccate per tanti anni nei ruoli ispettivi e di controllo. Diceva il direttore giustamente Gomez che le ispezioni sono poche, non mirate, e poi mi lasci dire che c'è anche un'età media dei lavoratori sempre più alta che contribuisce ad elevare il numero degli incidenti. Anche qui nel nostro report mettiamo in chiaro che il fenomeno colpisce soprattutto persone tra i 60 e i 64 anni impegnati in mansioni rischiose. Pensiamo quindi che ispezioni basse, repressione insufficiente e poca prevenzione determina un aumento di questa lunga scia di sangue che va fermata, va bloccata. Ecco, ma un punto importante è capire che tipo di aziende sono più esposte a questo rischio, perché immagino che le grandi aziende hanno tutta una serie di controlli. Dove sono i settori? Quali sono i settori più a rischio? Ma in modo particolare c'è un aumento degli infortuni e delle morti negli ambienti lavorativi nei cantieri edili, nelle attività della logistica. Da questo punto di vista noi abbiamo
concentrato molto nel confronto col governo questa impostazione di lavorare su una patente a crediti nell'edilizia, nel lavoro autonomo, nei cosiddetti cantieri mobili. Questa patente a crediti dovrebbe entrare in vigore il 1 ottobre, abbiamo dovuto lavorare in queste ultime giornate perché in Parlamento c'era un tentativo di alcuni gruppi parlamentari di presentare emendamenti per rinviare l'entrata in vigore di questa misura che è assolutamente centrale e importante nell'edilizia. Noi chiediamo di estenderla anche ad altri settori, comparti e filiere perché impegna le aziende ad investire sulla qualità del lavoro, sulla responsabilità sociale, a rispettare scrupolosamente le norme legislative e contrattuali, ad investire sulla formazione pena la sospensione della patente e il blocco delle attività. Peter Gomez. Ecco, segretario, io volevo capire un po' di cosa si tratta questo decreto 103, perché leggevo che al comma 8 dell'articolo 5 è stato previsto che alle aziende venga detto sostanzialmente in anticipo, guarda che arriviamo per dei controlli perché e quindi devi preparare questa documentazione. Volevo capire se è vero e se questo può essere un documento, perché letta così sembra dire io chiamo l'azienda e dico ti vengo a controllare, quindi le cose irregolari probabilmente non le fanno trovare. No, è assolutamente sbagliato ed è la ragione per la quale, direttore, noi stiamo continuando a pressare il Ministero del Lavoro, il governo, ad accelerare sulle misure di reclutamento degli ispettori, perché le verifiche e le ispezioni nei luoghi di lavoro non si fanno perché manca il personale adeguato. Su nostra sollecitazione, finalmente il governo si è impegnato a reclutare nei prossimi mesi quasi 1000 nuovi ispettori e tecnici della prevenzione. L'INPS sta avviando le procedure concorsuali, per un pezzo anche INAIL, il Ministero del Lavoro. Se noi non abbiamo un numero adeguato di ispettori, i controlli e le ispezioni non si fanno ed ecco la ragione per la quale poi intervengono norme che tendono un po' a semplificare o addirittura ad anticipare i controlli. Per noi questo è un elemento centrale, assumere più ispettori, medici del lavoro, tecnici della prevenzione, importante incrociare le banche dati informatiche degli enti e delle amministrazioni preposte ai controlli. Noi abbiamo acquisito primi risultati nel confronto col governo che io vorrei un po' valorizzare. Per esempio, tanti infortuni, anche mortali, si verificano attraverso la pratica degli appalti e dei subappalti, dove vengono applicati contratti pirata. Finalmente si definisce che lungo la catena degli appalti si assume come riferimento il contratto collettivo maggiormente e comparativamente rappresentativo. Allarghiamo anche ai cantieri privati regole e requisiti dei cantieri pubblici, si investe di più sulla sorveglianza sanitaria. Ecco, noi pensiamo che le nostre proposte devono vivere nel rapporto col sistema delle imprese, con le autonomie locali e soprattutto col governo. Certo. Stanno arrivando tanti messaggi, segretario Sbarra, di tenore diverso. Ad esempio, Benedetto da Frosino dice: ma in realtà io lavoro da 40 anni nelle aziende, ne ho cambiate diverse e sono sempre venuti i controlli perché sono stati chiamati dagli stessi lavoratori. Mentre Giovanni da Roma dice: vicino a casa mia c'è un edificio in costruzione da tanto tempo, gli operai non hanno il casco, non hanno sistemi di sicurezza, tutti passano davanti, compresi i vigili, e nessuno dice nulla. Cioè, paradossalmente
giustamente questo avviene alla luce del sole. E poi Massimiliano da Campobasso invece dice alla fine è un po' colpa della nostra cultura italiana, dove siamo un po' troppo disinvolti e a volte facciamo a meno delle più elementari misure di sicurezza. Cosa risponde a questi ascoltatori? Guardi, i controlli in alcune circostanze avvengono, anche in ragione di questo, per una maggiore attività, diciamo, di verifica, noi stiamo chiedendo al legislatore di rafforzare, migliorare i poteri dei nostri delegati che abbiamo nei luoghi di lavoro, nelle aziende o nel territorio. Bisogna far rispettare le norme legislative e contrattuali, mi lasci dire che tutto questo non basta, noi questa guerra la vinciamo non solo e soltanto con un inasprimento delle misure, diciamo, sanzionatorie e repressive, ma qui serve un grande investimento sulla prevenzione, sulla formazione. No, anche in ragione di questo noi stiamo chiedendo che nei programmi scolastici, didattici, andrebbe inserito il tema della salute e della sicurezza negli ambienti lavorativi, fare un potente investimento a cominciare dalla scuola per alzare, diciamo, la cultura della sicurezza che è anche cultura della legalità. Serve tanta prevenzione, serve tanta formazione a cominciare nelle scuole e poi serve tanta formazione negli ambienti lavorativi. Io come CISL ho lanciato l'idea qualche settimana fa che attraverso la leva della contrattazione dovremmo negoziare con le aziende almeno 8 ore di formazione al mese obbligatoria, rivolta non solo ai lavoratori ma anche ai datori di lavoro. 8 ore al mese forse sono un po' troppe, conoscendo le logiche aziendali difficilmente questa è una proposta che però avviamo un confronto, un dialogo. Io ho apprezzato tantissimo qualche giorno fa che il nuovo presidente di Confindustria, diciamo Orsini, ha dichiarato la volontà di sedersi ad un tavolo di confronto col sindacato per negoziare e costruire un nuovo patto sulla sicurezza negli ambienti lavorativi. Noi dobbiamo creare le condizioni perché attraverso la formazione nei luoghi di lavoro, ripeto, nelle scuole, si faccia un grande, potente investimento di natura formativa. Peter Gomez. Segretario, lei parlava della questione dei pochi ispettori del lavoro. Io ho letto anche un'altra cosa, che gli ispettori dell'INAIL in particolare sono nella pubblica amministrazione gli ispettori che sono tra i dipendenti che guadagnano meno. Volevo capire se questo poteva avere qualche tipo di influenza. Insomma, non c'è tanta gente che vuole fare quel lavoro, o sbaglio? Sì, questo rientra, diciamo, nelle discussioni che stiamo sostenendo sul fatto che noi dobbiamo rinnovare i contratti privati. Lo stiamo facendo, dal 1 gennaio ad oggi abbiamo rinnovato quasi 35 contratti collettivi nazionali per milioni e milioni di lavoratori nell'industria, nel commercio, nel terziario, nell'agricoltura. Bisogna rinnovare i contratti pubblici. Noi scontiamo, diciamo, un deficit di contrattazione pubblica perché, come lei ricorda, per quasi 8-9 anni la contrattazione pubblica fu bloccata dai governi di quel tempo. Oggi stiamo recuperando, però bisogna rinnovare i contratti con l'obiettivo di migliorare le retribuzioni dei lavoratori pubblici, aggiornare, rafforzare anche gli aspetti collegati al quadro normativo, perché noi abbiamo stipendi e retribuzioni nel privato e anche nel pubblico tra i più bassi d'Europa. E poi conta molto, mi lasci dire, anche oltre al contratto nazionale, quello che facciamo attraverso la contrattazione integrativa, perché si possono negoziare anche intese finalizzate a premi di risultato, progetti obiettivo. Sostanzialmente bisogna riconoscere maggiori condizioni e agevolazioni di tipo fiscale per i lavoratori impegnati in alcuni campi
delicati, difficili, in modo particolare come quello di sorvegliare e ispezionare gli ambienti lavorativi. Segretario Sbarra, tra i tanti messaggi che stanno arrivando abbiamo testimonianze di lavoratori, sindacalisti, imprenditori, però ce n'è uno che mi colpisce perché riflette anche altre opinioni di altri ascoltatori. Dice: alla fine il vero problema è il subappalto, nel senso che chiaramente un'azienda prende un appalto, poi subappalta un'azienda, la quale magari subappalta un'altra azienda, i margini si riducono e dunque cresce la tentazione di usare lavoratori in nero o non rispettare certe norme elementari, perché ovviamente così si guadagna di più. È questo davvero uno dei problemi principali dell'insicurezza del lavoro in Italia? Condivido, noi dobbiamo superare questa pratica degli appalti, subappalti al massimo ribasso e introdurre invece la pratica della offerta economicamente più vantaggiosa. Limitare appalti e subappalti cosiddetti a cascata. E noi nel confronto con il governo, tra le tante innovazioni sul tema salute e sicurezza, abbiamo definito che il contraente principale ad assumersi la responsabilità in solido anche rispetto a ciò che avviene nella catena inferiore. Certo, questo contribuirebbe a risolvere. Peter Gomez, un'ultima domanda al segretario Sbarra. Senta, io ho letto anche di tanti processi, tante inchieste, eccetera, che riguardano la corruzione, riguardante una parte di coloro i quali dovevano fare i contratti. Questo fenomeno è presente davvero? Ma intanto c'è un problema di legalità diffusa. E noi pensiamo che, diciamo, il tema centrale oggi è quello di assumere l'impegno nel far rispettare le norme legislative in tutti gli ambienti lavorativi e soprattutto riconoscere il valore della contrattazione. Noi abbiamo contratti scaduti da tanto lungo tempo che comportano paghe molto basse, lavoro povero, lavoro precario, anche condizioni di sfruttamento negli ambienti lavorativi. Rinnovare i contratti per i lavoratori pubblici e privati alla scadenza è la condizione necessaria non solo per migliorare, rafforzare tutele e diritti, ma anche per superare questo problema che le nostre retribuzioni, i nostri salari sono tra i più bassi d'Europa. Investire sul lavoro, investire sulla persona, investire sulla qualità delle imprese. Guardi direttore, che noi abbiamo studiato, analizzato che le aziende che investono sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono aziende più produttive, più innovative, più competitive, c'è benessere lavorativo. Questo è il nostro grande obiettivo, fermare questa lunga scia di sangue per dare valore, dignità e civiltà al lavoro. Certo. Allora noi ringraziamo il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra, per le sue considerazioni. Grazie segretario e buon lavoro. Grazie a voi per l'invito, buon lavoro. Grazie. Peter, devo dire considerazioni interessanti. Io colgo nelle parole di Sbarra la volontà di creare un patto, una sorta di alleanza con gli imprenditori, cioè di uscire un po' dalla logica della contrapposizione, un po' di vecchio stile, per dire risolviamo assieme questo problema. Hai la stessa impressione? Da parte della CISL sicuramente, però io ribadisco, il segretario è molto moderato, dice delle cose sagge, però quando appunto riusciamo a capire che dal punto di vista legislativo, parlavamo prima di quel decreto 103 che prevede che 10 giorni prima dei controlli ti avvertano per preparare i documenti, secondo me conosciamo come vanno le cose in Italia, certo, è come dire arriva l'ispettore, mi pare una cosa abbastanza surreale. E dall'altra parte questa questione degli stipendi da parte degli ispettori è una questione vera, perché non si trovano le persone e quando si trovano le persone mi chiedo perché facciano quel lavoro nella pubblica amministrazione, visto che prendono meno che in altri posti. Problema chiarissimo che noi affronteremo anche nella seconda parte. Rimanete all'ascolto di Giù la Maschera.
Ogni mese in Italia 100 persone muoiono per infortuni sul lavoro. Il dato drammatico è dell'INAIL, dunque ufficiale. Ed è preoccupante perché, stando a un recente studio della CISL, nel primo semestre 2024 sono aumentati gli infortuni e le malattie professionali. Un fenomeno che riguarda tutte le regioni. Eppure le leggi non mancano, così come i controlli, ma i morti sul lavoro continuano a essere decisamente troppi, anche nel confronto con gli altri membri dell'Unione Europea. In questa tragica classifica l'Italia è all'ottavo posto e tra i grandi paesi solo la Francia fa peggio di noi, mentre in Germania la questione è, come dovrebbe sempre essere, episodica. Sono Marcello Foa, state ascoltando Giù la Maschera, persone, fatti, notizie, alla ricerca della verità. E oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione su questo problema, ma senza cadere nella retorica. Ci chiediamo, perché in Italia 1200 persone muoiono sul lavoro ogni anno? E cosa si può fare concretamente per ridurre questo dramma? Perché altri paesi ci riescono e l'Italia no? E questo è un tema importante che noi vogliamo affrontare anche con Bruno Giordano, che è magistrato di Cassazione, ma che è già stato direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Buongiorno Giordano. Buongiorno a tutti voi, grazie. Eccoci. Allora, questo è un aspetto importante, cioè davvero ci sono troppi pochi ispettori affinché tutti abbiano almeno il timore di un controllo attendibile? Ma guardi, gli ispettori non sono pochi in questo paese, ma sono disorganizzati e non sono coordinati, perché noi abbiamo circa 15 organi di vigilanza che si occupano di sicurezza del lavoro e uno di questi, che è il Dipartimento della Sicurezza delle ASL, è suddiviso in 100 ASL diverse che sono distribuite sul territorio e che non sono nemmeno in rete tra di loro. Il problema del numero degli ispettori e del numero dei controlli non va confuso con la qualità dei controlli, cioè con l'intelligence ispettiva, con la capacità di penetrare all'interno della illegalità del lavoro. Bisogna avere ispettori coordinati e soprattutto più preparati a collaborare e più disponibili anche a collaborare tra i vari enti. Fino a quando almeno questo legislatore non ci onorerà del coordinamento obbligatorio degli ispettori e soprattutto del pari trattamento anche economico di queste persone. Poco fa è stato detto da Peter Gomez che gli ispettori dell'INAIL sono quelli che guadagnano meno, sono quelli dell'INL, purtroppo c'è una certa confusione con gli acronimi, cioè degli ispettori dell'Ispettorato del Lavoro, che sono molto responsabilizzati soprattutto dalle nuove norme, per esempio quelle sulla patente a punti, e che vengono pagati, sono i funzionari pubblici con uno stipendio più basso rispetto a tutti gli altri, un'enorme responsabilità. La qualità dei controlli ovviamente dipende anche da alcune cose molto elementari che però in questo paese non si vogliono fare, ne ha già accennato prima il segretario Sbarra, le banche dati, cioè è possibile che in questo paese le banche dati dell'ispettorato, delle ASL, dell'INAIL, dell'INPS, per lasciar perdere anche gli altri organi di vigilanza come l'ARPA, i carabinieri del lavoro, non possono dialogare tra di esse e quindi i carabinieri non sanno quello che ha fatto la finanza o l'ispettorato quello che ha fatto la ASL anche all'interno di una stessa provincia, di uno stesso comune. I dati consentirebbero a chiunque di poter capire dov'è l'illegalità del lavoro in questo paese, non solo per la sicurezza, ma ancor prima per il lavoro nero, che è il terreno da cui nasce ogni violazione di legge, di tutela e quant'altro.
però lei la ringraziamo, ci ha dato una fotografia sorprendente, cioè lei dice c'è una miriade di agenzie, chiamiamole così, che sono addette ai controlli con anche livelli di stipendi e di responsabilità diversi e manca un coordinamento, per cui il paradosso è che un'azienda potrebbe essere controllata più volte da ufficiali appartenenti a agenzie diverse e altre essere mai controllate perché manca il coordinamento. Però lei ha citato Peter Gomez, a cui cedo naturalmente volentieri la parola per una domanda, una riflessione con Bruno Giordano. Ecco, dottore, mi colpisce, mancano una serie di cose anche elementari come il coordinamento tra le banche dati. Abbiamo detto che una parte degli ispettori guadagna meno degli altri. Ma non c'è che in fondo c'è anche una volontà politica perché tutto questo non funzioni? Non c'è l'idea che il controllo rende meno produttiva l'impresa sotto sotto? Io preciserei, perché volontà politica può intendere tante cose. Io direi che c'è una latitanza istituzionale, perché la politica vive nelle istituzioni e mi riferisco agli enti locali, ai ministeri e in genere a degli apparati burocratici che non sono sufficientemente sensibili su questo, o meglio, adempiono il minimo indispensabile, il minimo sindacale per poter sbarcare dei numeri e rappresentare dei numeri che però non servono a nulla rispetto alla tragedia civile che noi stiamo vivendo ormai da troppi anni, che non è costituita semplicemente dalle morti o dai feriti sul lavoro o dalle stragi sul lavoro, ma da una diffuso sussistema di violazione di qualsiasi tipo di tutele. Mi riferisco allo sfruttamento del lavoro, al lavoro nero, al lavoro irregolare, al lavoro domestico, al lavoro degli immigrati. Tutto questo può essere affrontato semplicemente se in modo sistematico si pensa al lavoro come alla prima frontiera di questa democrazia. In fondo l'articolo 1 della Costituzione dice che siamo fondati sul lavoro. Faccio un esempio. Poco fa Sbarra parlava del numero degli incidenti e soprattutto del problema della formazione. Vi riferisco due dati molto semplici che sono noti, quindi li ricordo a me stesso. Il 90% degli infortuni in questo paese si verifica nelle piccole e medie imprese, che sono il 90% del tessuto economico di questo paese ed sono le aziende dove non si applica lo statuto dei lavoratori. Mi pare che l'equazione sia molto semplice: dove non ci sono tutele c'è minore sicurezza. Per quanto riguarda la formazione, noi da 3 anni abbiamo una norma che impone entro 6 mesi un accordo sulla formazione ed è da 2 anni e mezzo questi termini sono scaduti e non abbiamo ancora. C'è un gran parlare di cultura della sicurezza, che è una frase che non vuol dire assolutamente nulla, serve solo a lavarsi le coscienze, ma chi deve fare, e quindi mi riferisco al Ministero competente, varare un decreto con i contenuti della formazione ci fa aspettare da 3 anni. Allora come si fa a parlare da alcuni rappresentanti delle istituzioni di cultura della sicurezza davanti ai morti? E questa frase è stata ripetuta dopo Brandizzo, dopo la strage di Firenze, dopo la strage di Suviana, dopo quella di Casteldaccia, e questa dall'idea della incompetenza di chi si deve assumere delle responsabilità. Certo, e purtroppo dà l'idea ancora una volta della tendenza alla retorica anziché a prendere misure fattuali. Ricordo che siamo in collegamento con Bruno Giordano, magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Però c'è un dato che lascia interdetti, nel senso che se noi guardiamo il numero di infortuni totali sul lavoro, l'Italia è sotto la media europea, mentre è sopra la media europea per numero di morti sul lavoro. Cosa significa? Che le infrazioni sono più gravi? Come interpreta questo dato che lascia un po' interdetti? Beh, in Europa noi abbiamo dei sistemi di vigilanza molto diversi da paese a paese. Noi per esempio abbiamo, come dicevo prima, circa 15 organi di vigilanza che non ce li hanno nemmeno altri 5 paesi europei messi insieme. Quindi
c'è un tema di quantificazione degli infortuni che varia purtroppo da paese a paese. L'Agenzia Europea per il Lavoro su questo non ha ancora sviluppato tutte le sue prerogative di uniformità ed è grave. Io però mi permetto di sottolineare che almeno una delle diversità che c'è nelle varie legislazioni statali dell'Unione Europea è quello della considerazione delle vittime che non sono gli infortunati, cioè una cosa è il numero delle persone che subiscono un infortunio più o meno grave, una cosa è il numero delle vittime, perché quando c'è un infortunio la vittima non è soltanto la persona che cade dal ponteggio o che viene stritolato da un macchinario, ma è tutta la famiglia, è il coniuge, sono i figli, sono i genitori, sono i parenti, è la stessa azienda che è vittima di un incidente, perché non giova l'incidente all'azienda in nessun termine, ed è la vittima principale è anche la collettività, perché quell'infortunio lo paghiamo tutti. La violazione di una normativa in materia di sicurezza da parte di un datore di lavoro, che può anche essere la mancanza, che so, di una cintura di sicurezza in un cantiere che costa poche decine di euro, ma la paghiamo tutti attraverso l'INAIL, l'indennizzi, l'INPS, gli ispettori che operano, il processo che bisogna fare, le sentenze che poi arrivano purtroppo anche tardi, perché voglio dire che anche la magistratura ha delle responsabilità in questo, non soltanto la politica. Certo. E infatti ricordiamo però anche il dramma delle famiglie di chi, un padre, una madre che muoiono sul lavoro, poi vengono un po' abbandonati a loro stessi, sappiamo che attendono per anni un giusto risarcimento, talvolta non riescono neanche a ottenerlo, e questo è un dramma nel dramma. Un'ultima domanda a Giordano, Peter Gomez. Ma io volevo capire, ci sono state molte polemiche intorno al decreto 103, quello per la semplificazione delle imprese, ma è vero che sostanzialmente in futuro le imprese verranno avvertite prima dei controlli, perché si dirà loro 10 giorni prima preparami la documentazione, e quindi il controllo di fatto non sarà più a sorpresa? Sì, questo è vero, come dire, la comunità dei giuristi e degli operatori considera scandaloso questo provvedimento. Prevede che almeno 10 giorni prima di qualsiasi controllo il funzionario pubblico deve avvisare il soggetto da controllare, il che non è un atto di stima e di fiducia, ma è un atto assolutamente volto ad annullare qualsiasi deterrenza, qualsiasi effetto a sorpresa del controllo. Si badi però che questo non vale per i controlli in materia di sicurezza e lavoro, ma per i controlli in materia di lavoro, di ambiente, di sanità. Quindi è un tema di sostanziale, quasi di amnistia di tutte le sanzioni, perché è ovvio che avvisare qualcuno 10 giorni prima di un controllo, che sarà fatto un controllo sul lavoro nero, è ovvio che soltanto un cretino può fare trovare agli ispettori lavoratori in nero nella propria azienda o una violazione ambientale. Purtroppo questo stesso decreto non prevede soltanto questo, ma prevede anche che in caso di rilevazione di una sanzione amministrativa si concedono 20 giorni per mettere a norma senza applicare nessuna sanzione. Questo è gravissimo, perché vuol dire che la sanzione è svuotata di qualsiasi efficacia e lo Stato soprattutto sta rinunciando a incassare le sanzioni. Cioè, dietro questa normativa vi è una mancanza di cassa che sicuramente ci sarà, e ci sarà a beneficio di coloro che hanno violato la legge, di cui si accerta la violazione di legge, e che a questo punto sono autorizzati a non rispettare la legge, perché innanzitutto li avvertiamo almeno 10 giorni prima che saranno controllati, e comunque eventualmente potranno mettere a norma senza pagare nulla. Allora mi spiegate perché un imprenditore dovrebbe rispettare le norme se non rischia assolutamente nulla?
Purtroppo la domanda è perfettamente plausibile e tra l'altro si profila quella che è una costante o comunque un fenomeno molto frequente in Italia: gli imprenditori, i contribuenti onesti pagano tutti, quelli che fanno i furbi poi ogni tanto spesso trovano il modo per non rispondere appieno della loro illegalità, e questo è un problema di cultura, di etica che riguarda ancora troppe ampie zone del nostro paese. Grazie a Bruno Giordano di essere stato con noi. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, Peter. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, Peter, adesso noi accogliamo invece, per completare questa nostra panoramica sul mondo del lavoro, sul dramma degli infortuni mortali sul mondo del lavoro, Daniele Marmigi, che è direttore tecnico di Safety Expo, ovvero la principale rassegna in Italia per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si è appena svolta a Bergamo. Buongiorno, dottor Marmigi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, allora prendiamo un po' il punto di vista delle aziende, no? Perché allora, chiariamo un punto: la stragrande maggioranza delle aziende, soprattutto medie e grandi, sono perfettamente in regola e gli episodi di infortuni sul lavoro gravi sono fortunatamente marginali. I problemi sorgono soprattutto nell'edilizia e soprattutto per le aziende piccolissime che così tendono a saltare i controlli, magari anche perché non sono consapevoli del tutto delle normative. E voi fate una mostra, una fiera, invece, per sensibilizzare al riguardo. Che cosa emerge da questa vostra iniziativa? Sì, la fiera, come anticipato da voi, è il punto di riferimento per la salute e sicurezza sul lavoro e la prevenzione incendi in Italia. È una fiera che mira a diffondere sia il tema a tutti, quindi non solamente alle persone, agli operatori, agli esperti del settore, sia a professionalizzare sempre di più quelli che sono gli operatori del settore. Ma per operatori del settore non parliamo solamente di chi si occupa di salute e sicurezza sul lavoro, parliamo giustamente, come anticipato da voi, anche di tutto il tessuto imprenditoriale. Io sono d'accordo con Giordano, che ha appena parlato, rispetto al fatto che la maggior parte delle imprese italiane sono piccole e medie imprese, e sono proprio la maggior parte delle imprese all'interno delle quali ci sono maggiori infortuni, quindi probabilmente è su loro che dobbiamo lavorare. E purtroppo molto spesso c'è una dicotomia tra ciò che è il mondo del legislatore e ciò che è il microcosmo delle imprese, soprattutto queste imprese piccole, ma non perché non hanno le risorse economiche, perché un buon investimento, come abbiamo sempre detto, la sicurezza sul lavoro, se facciamo un business case, non applicare alcun tipo di misura alla fine comporta molti più costi che applicarla, ma non hanno magari le risorse economiche, né tantomeno la conoscenza. Io faccio sempre l'esempio del pizzaiolo, che è bravo a fare le pizze, decide di aprire una pizzeria ed è molto bravo a fare le pizze, ma non è in grado di fare l'imprenditore, e nella maggior parte dei casi non ha accesso a tutta questa tipologia di informazioni, tra come si fa la parte di analytics, di economica, di finance, e ivi compresa la parte sulla sicurezza sul lavoro. Quindi la fiera si rivolge anche a loro per dare loro degli strumenti per poter capire come mettere in pratica tutte le misure di sicurezza. Certo, e poi c'è un punto importante, prima di coinvolgere come sempre Peter Gomez in questa riflessione, e riguarda l'impiego di lavoratori stranieri immigrati, specialmente nell'edilizia, che arrivano, spesso sono sottopagati, non hanno idea di quali siano le tutele a cui hanno diritto, perché magari nei loro paesi d'origine non, ovviamente ci sono leggi molto più arretrate rispetto a quelle italiane ed europee, e vengono sfruttati, e a volte mi chiedo se sappiamo davvero tutti gli infortuni che accadono, perché quando uno lavora in nero poi magari non viene ovviamente nemmeno segnalato agli organismi di competenza. Che idea si è fatta al riguardo? Sì, è proprio così. Allora, su questo dobbiamo dire che non possiamo dire che la legge non è al passo, nel senso che siamo uno dei paesi in cui la legge è fatta meglio, è molto più severa, restrittiva. Però ecco, su un punto sono mi trovo leggero di d'accordo con Giordano, sul fatto che il concetto di cultura della sicurezza è da eliminare. Sì, si è trattato in maniera superficiale, sì, si è trattato come demagogia, ma effettivamente è un progetto che ha senso se considerato a lungo termine. Cioè, la sicurezza deve diventare parte della vita quotidiana, non solamente dell'impresa, ma anche del lavoratore, deve diventare una responsabilità collettiva. Non è un argomento da trattare solo nei momenti di emergenza, negli infortuni o durante gli aggiornamenti normativi, deve entrare proprio nella nostra mentalità
un po' come facemmo negli anni 90 con il casco e con la cintura di sicurezza. Ci siamo quasi riusciti, diciamo che però rispetto agli anni 90 la maggior parte delle persone entra in auto e indossa la cintura di sicurezza. Questo significa investire nella formazione a tutti i livelli, anche e soprattutto a livello del lavoratore, che ricordo i lavoratori cominciano ad arrogare il diritto sempre di più rispetto al work-life balance, per esempio, no? Quindi noi ci troviamo dei lavoratori che rinunciano a incarichi di lavoro in nome della mancanza di alternanza a casa lavoro, no? Quindi il rapporto tra la vita privata e la vita lavorativa. Non lo fanno in ragione della sicurezza sul lavoro, quindi è evidente che anche alla popolazione comune deve arrivare questo messaggio che serve un cambio di mentalità. Certo, Peter Gomez. Senta, dottor Marmigi, mi spiega cosa succede nella vostra fiera? Cioè, cosa mostrate alle imprese? Mostrate delle innovazioni tecnologiche? Spiegate come debbono spiegare ai loro dipendenti la sicurezza al lavoro? Se visitiamo la vostra fiera, cosa troviamo? Allora, in fiera c'è tanto, sia di tutto ciò che ha detto lei, quindi ci sono circa 300 espositori che presentano tutta una serie di innovazioni tecnologiche e di soluzioni, quindi rispetto ai dispositivi di protezione individuale, magari per la parte di salute e sicurezza sul lavoro. Quest'anno abbiamo avuto anche gli espositori che presentavano un metodo di formazione molto più efficiente, ovvero attraverso la realtà virtuale, quindi riduceva i costi dell'impresa o comunque migliorava anche attraverso la parte ludica l'attenzione dei lavoratori nella parte dell'antincendio, assolutamente tutta una serie di innovazioni tecnologiche, ma poi ci sono stati oltre 120 tra convegni, tavole rotonde, corsi di formazione, come detto aperti a tutti, quindi l'ultimo che mi viene in mente per proprio aggiornamento normativo è un corso di formazione sulla patente a crediti che è stata appena introdotta con in gazzetta del 20 settembre, spiegando proprio in maniera pragmatica e concreta non la parte da legislatore ma la parte da operatore, quindi cosa dovrai fare nel momento in cui uscirà questa patente a crediti. Quindi è una fiera che presenta sia una parte di espositori, quindi dispositivi, e sia una parte di formazione e diffusione. Ci sono state tavole rotonde anche con insomma, personalità, in modo tale che sia aperta questa discussione che permetteva di trovare soluzioni tutti quanti insieme. Ecco, però un ascoltatore, Simone da Rieti, ci dice: ma alla fine però questi corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro rilasciano attestati senza effettuare in realtà i corsi, oppure sono corsi simbolici, basta pagare, uno si mette apparentemente in regola e poi nulla cambia. È un problema diffuso o episodico? Sì, purtroppo sì. E purtroppo questo famoso accordo Stato-Regioni che aspettiamo ormai da anni nasceva anche per ridurre questo mondo che purtroppo sta diventando sempre più diffuso. Abbiamo letto sul giornale proprio nei giorni scorsi, addirittura si rilasciavano attestati in cambio di bottiglie di vino, quindi o biglietti del concerto, quindi si rischia che il mondo diventi un mondo veramente di cose fasulle che non fanno bene a nessuno. Quindi è chiaro che il legislatore deve intervenire anche su questo, ma dobbiamo intervenire anche tutti noi per permettere alle persone di conoscere che questa è una realtà che non deve esistere. Certo. Un'ultima domanda: lei vede delle differenze tra imprese del nord e del centro e del sud? Dal punto di vista della sicurezza, di infortuni, chiaramente. Della cultura, certo. Della sicurezza, diciamo. No, allora diciamo che i dati non ci dicono questo, ci dicono che la differenza c'è tanto tra le piccole e le grandi. Allora conseguentemente possiamo dire che la maggior parte delle grandi si trovano al nord e quindi ci può essere anche questo, ma in realtà viviamo anche delle aziende del sud che credono che hanno un grandissimo commitment nella cultura della sicurezza, quindi il problema si pone proprio tra la grande azienda che ormai ha una struttura nella quale ha inserito anche la sicurezza sul lavoro e le piccole imprese che non hanno ancora cominciato a strutturare questa parte. Certo, benissimo. Allora, noi ringraziamo Daniele Marmigi, ricordo direttore tecnico dell'Istituto Informe di Safety Expo, questa fiera molto insolita, devo dire, che riguarda proprio la sicurezza e la salute sul lavoro. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a tutti voi, buongiorno. Grazie. Allora Peter, devo dire che è stata una mattinata interessante con degli spunti che ci inducono a un'ulteriore riflessione. Io direi che l'elemento che tu hai evidenziato a più riprese e che ha trovato molti riscontri, cioè il fatto che non si possono annunciare 10 giorni prima i controlli perché significa vanificarli, è indubbiamente un punto centrale che non può che peggiorare verosimilmente la situazione della salute e dei controlli sul lavoro. Però oltre a questo io sono rimasto colpito dalle osservazioni di Bruno Giordano che ci dice: attenzione, abbiamo un reticolato di organizzazioni, enti che non si coordinano tra loro e che sono talmente frastagliati da rendere molto così improbabile o comunque poco efficiente i controlli. Che idea ti sei fatto complessivamente in finale di questa trasmissione? Guarda, l'idea che mi sono fatto è che tra molte forze politiche, quasi tutte, passa l'idea che il controllo possa in qualche modo vanificare la produttività dell'impresa, il suo lavoro. Per questo è come da anni non ci fosse una volontà per razionalizzare le cose, come diceva Bruno Giordano, e anzi si va in senso contrario. Quando i nostri interlocutori ci hanno detto: guardate che l'impresa dove il lavoro è sicuro è un'impresa più efficiente che produce di più. Io credo che sia sotto questa idea che c'è sempre in Italia: ma sì, anche se c'è il nero non importa, perché il nero vuol dire che l'economia funziona, così lavora più gente, eccetera eccetera. Ecco, da questo punto di vista io parlerei di mancanza di cultura del lavoro, ma non tanto dai sindacati delle imprese, proprio da parte dei legislatori. Una mentalità diffusa, dici. Però rendiamo omaggio però ai tanti imprenditori che rispettano fino in fondo le regole e che brillano nelle loro aziende. È giunto il momento dei saluti e dei ringraziamenti a Roma, il tecnico Rai e Francesco Pio Naglieri, a Milano la squadra di Giù la Maschera, Milano e Roma in regia Mauro Convertito, capoautore Marcello Villale, in redazione Nessi Quitieri e Claudio Urbani, per la comunicazione Antonio Ranalli. Sono Marcello Foa, vi do appuntamento a domani e rimanete all'ascolto di Rai Radio 1.